Quant'è la durata dell'accordo e soprattutto cosa comporta questo per la SBA a livello di impegno? Ma guarda, il bando comunale è stato vinto dalla nostra RT e avrà la durata di 10 anni in base al punteggio che ci è stato assegnato in fase di bando. In questi 10 anni noi, a differenza di tutti gli altri, abbiamo pensato che il rinnovamento energetico dovesse essere fatto subito. Non a caso già dai prossimi giorni cominceranno i lavori di sistemazione delle caldaie, di un impianto geotermico, di un impianto per l'acqua calda, insomma una serie di innovazioni tecnologiche da parte di Estraclima e in più quello che riguarda la parte sportiva, il nuovo progetto sportivo per aggiustare un po' l'interno e l'esterno, come avrete forse già notato, dando vita a una serie di operazioni anche di estate, ricordando una cosa fondamentale, che in estate per la prima volta ad Arezzo verrà fatto uno sport, un camp sport, un qualcosa che proviene dall'America, se abbiamo solo copiato, in modo tale da poter far divertire tutti i bambini che vogliono fare non solo basket ma tutti i sport all'interno di un'area così vasta, recintata, tranquilla, dove tutti i bambini possono venire a fare questi camp che adesso li chiamiamo solare, ma noi abbiamo scelto la parola camp sport proprio per dare anche un senso di più sportività alle feste estive. Questo bando prevede che comunque 30 giorni l'anno, quindi un mese l'anno, questa struttura sia a disposizione del Comune per le iniziative che intende fare, ma non ha paura di andare a braccetto col mondo del privato e con tutte quelle realtà che investono e quindi non fanno volontariato, fanno investimenti seri, perché quando si sa dove si può arrivare non si ha paura di andare anche più avanti. È una formula applicabile anche ad altre strutture, lo stadio? Sì, direi proprio di sì. È ovvio che poi le formule si applicano rispetto ai contesti, quindi non si ripetono i contesti ma si possono ripetere le formule. Lo abbiamo detto anche per lo stadio, se ci saranno le condizioni per passare da una convenzione un po' traballante che non accontenta nessuno ad una concessione piena che possa accontentare tutti, anche lì non ci mancherà il coraggio. Ovviamente vediamo se ci saranno le condizioni. Allora, qui verranno realizzati numerosi interventi, i più significativi che vengo ad elencare sono un intervento per la riqualificazione della centrale termica con la sostituzione delle attuali caldaie, con caldaie a condensazione con forte risparmio. Un intervento di sostituzione delle attuali pompe con pompe a inverter che permettono una modulazione maggiore e quindi un risparmio nell'utilizzo di energia. Stiamo realizzando impianti di produzione di acqua calda, impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Verrà frazionato il plesso in più zone termiche in modo da riscaldare soltanto quelle parti che saranno utilizzate e poi abbiamo realizzato un sistema di telegestione per controllare da remoto il funzionamento impiantistico, quindi intervenire in tempo reale per eventuali distruzioni che dovessero recarsi e quindi comportare degli aggravi costi. In questa ottica riteniamo che sarà un 30% di risparmio di energia primaria. Ci sarà anche un guadagno dal punto di vista ambientale, perché voi pensate che ci sarà una non emissione in atmosfera di 30 tonnellate di anidride carbonica qui e un risparmio quindi 12,39 tonnellate equivalenti di petrolio. Tutto questo comporta un risparmio complessivo, è un investimento che facciamo noi come la nostra società che è Estraclima, che lavora nel settore del risparmio energetico, la dimostrazione di essere non solo vendere gas e energia elettrica, e che questo risparmio in parte servirà negli anni per remunerare l'investimento che abbiamo fatto, ma soprattutto servirà per rendere ridotti i costi di gestione e quindi permettere una sostenibilità a una società seria come la SBA, che si è aggiudicata il compito di gestire per i prossimi 10 anni questa struttura.